Una protesta pacifica e silenziosa, ma anche una protesta che si preannuncia ad oltranza. Sono gli oltre 150 lavoratori che da un periodo che spazia dai 5 ai 7 anni lavorano al CARA di Mineo, la più grande struttura d'accoglienza per richiedenti asilo. Lavoratori che da qualche giorno hanno perso il loro posto di lavoro. I manifestanti del pomeriggio di oggi hanno occupato pacificamente e simbolicamente uno degli androni del municipio di Caltagirone per manifestare alla luce degli avvenuti licenziamenti i loro dissensi. Comunque noi chiediamo un lavoro, vogliamo la nostra dignità, quella che ci è venuta a mancare. Cioè, ci sono persone con famiglia, con bambini, vogliamo delle risposte. Insomma, un lavoro che inizialmente era precario e che col passare degli anni, anche in considerazione delle continue situazioni contingenti all'emergenza sbarchi, era divenuto una fonte di reddito in più comuni del Calatino. Dopo 7 anni di lavoro, chi sette, chi sei, chi cinque, abbiamo portato il Carabineo ad essere una struttura all'avanguardia per l'accoglienza in Europa. E invece in questo momento, per le notizie che ci arrivano dai nostri colleghi che sono stati riassunti, tutto quello che abbiamo fatto se ne sta andando al vento perché i servizi non vengono espletati con giusta regola e ci sono molte criticità nel lavoro. I 150 lavoratori che all'interno della struttura di accoglienza hanno svolto varie mansioni, essenzialmente come operai di base, sono piombati sull'orlo di una crisi per loro senza precedenti. Oggi abbiamo avuto la riunione dei presidenti di consiglio dei comuni limitrofi che porteranno le loro istanze nei loro consessi e poi interessa soprattutto la prefettura e il presidente della regione. E adesso siamo in assemblea pacifica permanente, vorrei rassicurare chi ci ospita, in questo caso il comune di Caltagirone, che non faremo colpi di testa ma solamente cercheremo di sensibilizzare le istituzioni al nostro problema. E sul fronte della vertenza i manifestanti hanno lamentato una sorta di strumentalizzazione sia di natura politica sia sindacale per le vicissitudini che sono poi sfociate al licenziamento. A fianco dei manifestanti è giunta però Lucia Inzirillo del sindacato autonomo Confali, la cui esponente sindacale ha altresì lamentato che i lavoratori rimasti stanno svolgendo turni massacranti, altri invece hanno ottenuto contratti trimestrali e solo una sparuta parte contratti a tempo indeterminato. Da qui le reazioni della sindacalista. La protesta è in oltranza perché nessuno dei criteri che dovevano essere rispettati, anche quando c'erano degli esuberi, sono stati rispettati, perché questo bando nasce già viziato e quindi i numeri che hanno prospettato in questo bando non possono coprire i servizi essenziali e portare una situazione serena all'interno del comprensorio, perché si rischia un disagio sociale, si rischia di portare sulle strade nuovamente gli ospiti del CARA che in questo momento sicuramente non stanno soffrendo di servizi al pari di quelli che avevano fino al 30 di settembre.